snij van mij de het op is. This footage depicts a somewhat regular occurrence. A non-governmental organization, or NGO, ship picks up a small boat of migrants from countries in Africa. The boats depart from Libya, headed for the shores of Italy. The ships deliver the migrants to their original destination. Arriba, arriba, empezar. Vamos. Cuidado, que hay separación ahí. These NGOs are trying to prevent an occurrence like the tragedy of Lampedusa. Nell'ottobre 2013 succede questa grave tragedia a Lampedusa, dove vi sono oltre 300 morti perché un barcone che portava migranti si è capovolto, per cui c'è stato tutti questi morti. The first stop for these immigrants is Sicily, where they find jobs before moving north, sometimes departing from Italy for northern European countries like Germany and England. Infatti SPRAR, la parola SPRAR, sta per Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Il progetto di accoglienza che il Comune di Sutera porta avanti dal 2014 nasce a seguito della tragedia di Lampedusa dell'ottobre del 2013. Tutti i beneficiari all'interno del progetto, oltre ad imparare la lingua italiana, imparano anche dei nuovi mestieri, e questo lo fanno insieme alle realtà economiche piccola realtà economica del territorio. Quindi ci sono dei beneficiari che hanno imparato a fare le pizze, dei beneficiari che hanno imparato il piccolo commercio, altri che hanno imparato ad aggiustare computer e telefonini, altri hanno imparato come si gestisce un'azienda edile, eccetera. The Italian political elections of March 4, 2018 brought about the rise of far-right and populist leader Matteo Salvini. Although he did not serve as prime minister, Salvini used his political positions and prominence to influence Italian politics and policy. L'obiettivo è che non arrivi più una sola persona coi barconi. L'obiettivo del ministro Salvini, del governo Conte, del papà Salvini è che non ci sia più una sola donna, un solo bambino che salgano su un barcone, su un gommone. Il mio obiettivo è che arrivi in Italia, che ha diritto di arrivare in Italia, in aereo, magari anche in prima classe. Leading up to the elections, a civilian, Luca Traini, shot and wounded 6 African immigrants in Macerata, a city in the Marche region of Italy. Traini, a Northern League supporter, wrapped himself in a flag of Italy during his act. This occurred on February 3, 2018, a month before the elections. Some people, including the famous Italian writer and activist Roberto Saviano, have alleged that Salvini's populist and anti-immigrant propaganda were a determining factor in the spread of a climate of intolerance that triggered the shooting.
Quello che è accaduto a Macerata, cioè una persona che è uscita, un ragazzo, quindi con dei problemi, però questo è irrilevante, è uscito e ha cominciato a sparare a dei ragazzi neri. Questo perché pensa nella sua testa di passare da carnefice a vittima. Ma perché questo? Perché nel tempo, quindi non da queste ultime elezioni, ma nel tempo, si è costruito, diciamo, un consenso a considerare il divorzio come il, diciamo, causa dei propri problemi. Quindi la persona che uccide, che è un assassino, diventa in un certo senso un eroe. Il problema mi pare sia che la percezione tende a ingigantire quelle componenti dell'immigrazione che appaiono più minacciose o comunque problematiche. La realtà dell'immigrazione, così come emerge dai dati statistici, è molto lontana dalla percezione di questo fenomeno, soprattutto negli ultimi anni. Se noi intervistiamo un campione, poniamo, di 1000 cittadini italiani, io credo che la grande maggioranza, forse il 90%, ci direbbero che l'immigrazione è in drammatico aumento, che gli sbarchi e le domande d'asilo sono la ragione principale e che questi immigrati vengono dall'Africa o dal Medio Oriente, sono maschi e musulmani. Sorpresa finale, l'immigrazione in Italia è prevalentemente femminile, prevalentemente europea e proviene prevalentemente da paesi di tradizione culturale cristiana. I paesi dell'Africa subsahariana sono molto lontani dalle prime posizioni in graduatoria. No party obtained a majority in parliament in the March 4th elections. For several months, the president of the Republic, Sergio Mattarella, tried to find an agreement among the parties for a majority consensus around a new prime minister. In the end, a deal was struck by the first and third parties in terms of votes. The far-left and populist Five Star Movement, and Salvini's Northern League. Thrust out of power were the establishment parties, the center-left Democratic Party of former Prime Minister Matteo Renzi, and the center-right Forward Italy Party of former Prime Minister Silvio Berlusconi. Selected by the Five Star Movement, and agreed upon by the Northern League, and ultimately approved by the President of the Republic to form a new government, was a completely unknown person on the political scene, the lawyer Giuseppe Conte. Conte was largely viewed as a puppet to both parties by political commentators. Matteo Salvini was appointed Minister of the Interior, while Luigi Di Maio, leader of the Five Star Movement, was appointed Minister of Economic Development and Minister of Labor and Social Policies. During his tenure, Salvini exercised his power as Minister of the Interior to prevent the entry of migrants from Africa and the Middle East by blocking the landing of Italian NGO boats in Italian ports, until other European countries declared to admit as citizens a portion of the migrants. EU law decrees that the first European country into which a migrant sets foot become that person's country of citizenship. This agreement superseded that law. Come una persona che ho il contatto con tantissime persone che stanno ancora in Libia, da 2 anni, da 1 anno comunque lì, sono in attesa di arrivare qui. Io specialmente sto parlando di eritrei che stanno lì, e persone che sono fuggite dai loro paesi perché nei loro paesi c'è sta il servizio militare indeterminato, c'è sta la dittatura, non c'è sta la libertà di parole, le università non ce l'hanno. Queste persone dove vanno? Questa è la domanda. Se non c'è stata una via di fuga comunque. Ora abbiamo bloccato, come vediamo, il mare si è bloccato, benissimo, si è bloccato, l'Europa sta tranquilla comunque, ok. Però queste persone che stanno dall'altro lato del mare. Salvini che sta facendo finalmente qualcosa per questa difficile questione dell'immigrazione. Secondo te che cos'è il problema dell'immigrazione? Cioè, quello che... Da dove nasce? Qual è la causa? No, che cos'è il problema? Quello che Salvini ha detto.
che comunque queste persone devono essere qui a posto con i documenti, devono essere regolari, devono trovare lavoro, devono chiedere la cittadinanza, stabilirsi e rispettare tutte le leggi che rispettano anche i cittadini italiani. Quindi se sono in Italia è giusto che conducano il nostro stesso stile di vita. Sì, è della sinistra, ho votato la sinistra. Cioè la 5 Stelle o no? No. 5 Stelle né Salvini, sinistra, voto di sinistra. Democratico. Cioè, come la vedo io politicamente, io credo che la situazione come sta attualmente non può andare avanti, perché ovviamente il popolo italiano, non guardare a me che io sono emigrato, il popolo italiano in generale non accetta questa situazione assolutamente. Il governo attuale non regge, perché sono anche tra di loro non sono d'accordo. Cioè 5 Stelle prende una posizione e Salvini prende un'altra posizione e il Presidente del Consiglio prende un'altra posizione ancora. Di conseguenza lì ci sono varie posizioni dentro lo stesso governo. Per me come eritreo, chi sarà per essere, sentire come italiano, un po' una domanda, perché diciamo grande, perché nel senso volevo spiegare che l'Eritrea era un colonia italiana al passato, quindi per me sarà l'Italia quasi come fa parte dell'Eritrea, comunque un continuo della cultura, dove ci sono le strade, l'architettura dei palazzi, come l'hanno costruita in Eritrea tutti gli italiani. Quindi per me, quando sono venuto quella prima volta in Italia, il primo sentimento che l'ho sentito è che ci sono ancora in Asmara. Da dove siete? Napoli, Russia. 11 anni e mi sento sempre russa. Sì, accetto. Basta che tu li rispetti però. Se iniziano a rispettarti, ovviamente. Ti senti italiano? Al 100%. Al 100%. E perché? Perché l'Italia mi ha dato tanto. Quello che non sono riuscito a averlo nel paese nativo mio, perché purtroppo i miei sono andati via dal paese nativo mio, l'Italia mi ha dato. Perciò di conseguenza io sono sempre grato per il popolo italiano e per l'Italia, quello che mi ha dato. E al momento sto lavorando con la Croce Rossa Italiana, facevo il mediatore culturale. 10 anni che l'ho fatto qui in Italia, mi sento ultimamente che ho il sentimento, forse dell'anni con, perché ho fatto 10 anni, o forse anche perché ho la fidanzata italiana, e quindi tutto questo fa un cumulo insieme, mi dà il sentimento di sentire, non è che di essere. La legge italiana sulla cittadinanza è la più rigida d'Europa, fatta eccezione per il piccolo Lussemburgo. In Italia occorrono 10 anni di soggiorno ininterrotto per poter presentare domanda di cittadinanza. Spesso poi occorrono anni di attesa e non è raro che la domanda venga rifiutata per varie ragioni. Perché quando mi sono sposata io era possibile fare dopo 3 anni. Se sei sposato su un cittadino automaticamente puoi chiederlo. Il matrimonio in Italia è una via di accesso alla cittadinanza più agevole, perché dopo solo 2 anni consente di ottenerla. Originario sono dalla Palestina, nativo a Gerusalemme. Sono andato in Giordania, ho fatto le mie studi in Giordania. Dopo dalla Giordania sono venuto a Roma a studiare la lingua italiana, poi mi sono iscritto alla facoltà di medicina. Attualmente sono cittadino italiano, con anche la cittadinanza giordana. Quindi per quanto tempo hai vissuto qui? Sono dal 1971. Sono musulmano, di fede musulmana. I miei pazienti mi vogliono bene perché rispetto la mia fede. Io ho tanti pazienti che sono di fede ebraica, sono pazienti di fede religione cristiana, cattolici, e sono anche musulmani. I miei pazienti, soprattutto per quanto riguarda gli ebrei e per quanto riguarda i cristiani, mi rispettano perché rispetto la mia fede. On August 28, 2019, the agreement between the Five Star Movement and the Northern League came to an end. The fracture was brought about by Salvini, who saw his party's rise in popularity as an opportunity for early elections to increase their representation in parliament. The move backfired when the Five Star Movement sought out their former rivals, the Democratic Party,
to form a new coalition and prevent the early elections. In a move that surprised some political commentators, the Five Star Movement and the Democratic Party selected, and President Mattarella again approved, the same Giuseppe Conte as prime minister. Allora, lei, Adem Amor, ripeta con me. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Allora, va bene, la firma, metto qui, leggibile. Prima era appena la gente avrà i documenti, subito si spostano in SPRAR. Con nuove leggi della sicurezza di Salvini, solo e soltanto si possono passare lì o chi ce l'ha l'asilo politico o chi ce l'ha il sussidiario, la protezione sussidiaria. Se no, altrimenti non si può. Penso che la situazione rispetto a un anno fa è migliorata. Basta dirti una cosa, il movimento degli sardini, non so se l'hai seguito tu, sì, sì. Che loro dicono noi siamo contro Salvini, l'87% di questi movimenti degli sardini sono dei giovani e il fatto che hanno mandato via a casa Salvini era un segno molto chiaro, molto politico chiaro, ovviamente non ben niente, il primo ministro Conti quando ha mandato via o fatto cadere il governo. Lì io quando ho visto il barcone sono rimasto con la bocca aperta. Allora, è una cosa di 5 metri di lunghezza, 1,5 metri di larghezza. In questa che al massimo si possono salire in questo barcone sono di fiberglass, con massimo si possono salire 3 persone. Noi in quel piccolo barcone siamo stati 23 persone, 23 con 3 bambini. Quindi se tu ci metti seduto qua vuol dire tu devi continuare così finché arrivo qua. Dove hanno fatto il bagno? Bisogna di fare il bagno? 3 giorni, 4 giorni ci sta. Che cosa hanno mangiato? Come passava la notte per loro? Come passava il giorno? Nessuno ci parla di questi. Di andare da Palestina a Giordania non era una scelta tua, giusto? Era quella sì, di tuoi genitori. Ma di andare da Giordania ad Italia era la tua scelta, giusto? No, neanche quella era mia scelta. Neanche quella era mia scelta. Perché io volevo studiare medicina, il mio obiettivo era di studiare medicina. E nelle facoltà di medicina in Giordania, per entrare alla facoltà di medicina deve avere come percento dal 95% in su. Io purtroppo al liceo ho avuto 73%, non ho avuto 95%. Di conseguenza non potevo studiare medicina, potevo studiare letterature, potevo studiare letteratura inglese, potevo studiare biologia, potevo studiare matematica. Ovviamente non mi interessava nessuno di questi qua. Mi sono rivolto all'ambasciata italiana ad Amman, l'ho spiegato la situazione, l'ho dato tutti i miei dati e loro hanno spedito tutto quanto all'Università di Perugia e ovviamente sono stato accettato, ovviamente dopo che sono accettato sono venuto a studiare qua. Ma dimmi, per quanto tempo hai dormito alla strada? Sulla strada? Quasi per 3 mesi quando è arrivato qui a Roma. Arrivare a Palermo, ho lavorato in cambi per raccogliere i pomodori per un mese e poi da lì con quelli soldi che sei riuscito, mi ha detto ci ho provato di venire qui a Roma. Allora lì io frequentavo la scuola e poi di notte dormivo a un parco che sta vicino al Colosseo. Le persone che vengono qui sono dei richiedenti asilo, quindi sono delle persone che sono costrette a fuggire dalle proprie nazioni per questione di discriminazione o perché sono vivono in delle nazioni con guerra o in cui vengono ricercati, discriminati o perché hanno problemi anche di faide familiari, dei problemi tribali. Comunque sono delle persone che se rientrassero nel proprio paese rischierebbero la tortura, la condanna a morte o l'uccisione. Mi hai detto che tuo amico non può
entrare in Eritrea. E tu? Anche io con il passaporto, anche se ho il passaporto italiano, non posso entrare. Perché? L'Eritrea ha un campo di militare. Quindi quando io, perché facevo il giornalista, ho scappato nel momento quando io ho avuto un problema con lo Stato. Sì, ci sono italiani, sono scesi là. Ci sono i eritrei di origini, di italiani di origine eritrea. Sono stati in prigione comunque. Lo Stato italiano non si è riuscito a fare niente per loro. Morti lì in prigione. Out of his government post, Salvini sought to reassert his party's influence in Italian politics through a regional election in the traditionally left-leaning Emilia-Romagna. Ve lo chiedo io formalmente. Mandatemi a processo. Mandatemi a processo. Mandatemi a processo. Perché con me verrà processato il popolo italiano. Ho bloccato lo sbarco da una nave per 4 giorni in attesa che 5 paesi europei e i vescovi italiani si facessero carico degli immigrati a bordo di questa nave. Penso che in qualunque altro tribunale del mondo il giudice chiude il fascicolo, mi dà una pacca sulla spalla, mi dice: bravo Salvini, ti offro un caffè, perché hai difeso il mio paese. Salvini was investigated by the Italian judiciary for the crime of kidnapping for one of the ships he refused to allow to dock, that of Captain Carola Rackete. Per quanto riguarda la competizione con gli italiani, va precisato che localmente ci possono essere casi di competizione o comunque frange di popolazione italiana che si vedono messe in concorrenza con gli immigrati. Sui grandi numeri però dobbiamo ricordare che oggi circa 4 giovani italiani su 5 arrivano a un diploma di scuola media superiore, cercano lavori da colletti bianchi, impiego pubblico, professioni qualificate, mentre gli immigrati si addensano nelle occupazioni manuali con minore prestigio sociale. Questo vorrà dire che molte donne italiane di classe media troveranno finalmente un lavoro interessante fuori casa. Ma per come funziona il sistema Italia, vorrà dire che a casa loro, per occuparsi dei bambini, della casa, degli anziani, ci sarà bisogno almeno di un part-time nella collaborazione domestica, e questo lavoro part-time ha molte probabilità di essere offerto, come dicevo, da persone di origine immigrata, da donne in particolare di origine immigrata. Quindi c'è un legame più che una contrapposizione tra il lavoro degli italiani e il lavoro degli immigrati. His party's candidate ultimately lost, but Salvini sought to recast the election as a success, as a race in a traditionally left-leaning region had been made competitive. È chiaro che c'è stato uno spostamento a sinistra, di questo si prende atto e non vediamo l'ora di confrontarci a livello nazionale, e quindi ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione. On February 12, 2020, the Italian Parliament stripped Matteo Salvini of his parliamentary immunity, enabling the trial for his alleged kidnapping to proceed. Se lei mi chiede se sono io che me lo vado a cercare, sono felice, no. No. Perché non vorrei passare le mie giornate occupandomi di processi. Vorrei vincere le elezioni per i nostri programmi, non per i miei processi. Ok, scusa, però, adesso dobbiamo andare alla prossima domanda. Che attualmente anche il Tribunale d'Italia, il Tribunale di Roma in particolar modo, sta facendo causa contro il Salvini per condanna del razzismo. Del razzismo perché in pratica lui, quella nave che ci avevano sopra quasi 300-309 persone sopra, lui l'ha sequestrata. The spread of the coronavirus hit Italy badly. But, even with the country's lockdown continuing, Salvini himself reported in April receiving a summons for a July 4th trial date. Il paese che ha il maggior numero di suoi cittadini in Italia è la Romania, 1.200.000. Segue l'Albania con quasi 500.000 e il primo paese extraeuropeo è il Marocco, che è a 420.000.
Poi segue la Cina, circa 280.000, poi di nuovo un paese europeo, l'Ucraina con circa 220.000, poi le Filippine con 160.000. Quindi prevalentemente europei rispetto ai paesi extraeuropei, e i paesi dell'Africa subsahariana sono molto lontani dalle prime posizioni in graduatoria.